Gianluca Gatti, presidente APT a Pecimbra, Natale 2022, iniziative particolari, cosa c'è da sottolineare in quest'anno, questa stagione? Beh, questa stagione sicuramente parte nel migliore dei modi quest'anno, abbiamo tantissime prenotazioni, quindi siamo finalmente ritornati ai numeri pre-pandemia, quindi tutti i nostri operatori sono entusiasti, sono molto carichi per questa stagione, l'apertura è prevista per il 3. Quindi siamo ormai prontissimi, stiamo solo aspettando la prima neve, quindi ormai è tutto pronto, avremo tantissimi grandi eventi quest'anno, la FIS Children Cup, la Coppa Europa, il Criterium, che è un campionato nazionale importantissimo, quindi siamo strapieni di eventi, molto carichi e prontissimi per iniziare una grande stagione invernale. Quindi non solo divertimento per grandi e piccini, ma anche divertimento per gli sportivi. Certamente, l'Alpecimbra ormai è diventata la casa dello sport e ospitiamo ormai da anni la nazionale americana di sci, quindi per noi è diventato un must avere tantissimi agonisti che frequentano le nostre piste e quindi anche loro, grazie alla nazionale americana e tanti altri agonisti, sono prontissimi per venire a trovarci, arriveranno già dalla metà di dicembre. Qualche iniziativa che possiamo ricordare in particolare per il Natale? Per il Natale adesso partiremo con i mercatini sul comune di Lavarone, nella zona di Lavarone, un mercatino molto affascinante, molto bello, quindi vi invito a venire a visitarlo perché ne vale veramente la pena, nella frazione di Lavarone che è un posto veramente meraviglioso. E poi ovviamente il buon cibo, quello che si trova da voi. Dal Pecimbra, anche lì ovviamente quando si viene in vacanza non si può mancare. Nella zona di Luserna abbiamo dei ristoranti meravigliosi, degli agriturismi fantastici e poi su tutto l'altopiano ci sono delle malghe meravigliose, quindi vi invito caldamente a venire ad assaporare i nostri piatti. Un cibo che si trova in malga, consigliabile a chi ci segue? Formaggio Vezzena, assolutamente da provare, in tutte le salse, con un bel bicchiere di marzemino e va giù alla grande. Perfetto, grazie. Grazie a voi.